Dall'1 al 20 di luglio c'è questo Festival Art, Festival di arte partecipata. Vari progetti, si parte da tutta una serie di murales che sono stati realizzati, che verranno realizzati dall'Art Academy di Milano col direttore artistico Ivan Tressoldi. Poi c'è anche una chiamata alle arti degli artisti locali che quindi hanno organizzato delle mostre e hanno esposto in circa 50 vetrine dei nostri esercizi commerciali le loro opere. Questa manifestazione si sposi benissimo con questo festival perché in fondo credo che la Salagione delle Acciughe sia veramente un'arte. Tra l'altro siamo orgogliosi di avere questa manifestazione oggi proprio perché comunque Mare Mosso è l'unica attività in Liguria che vanta il marchio IGP per quanto riguarda questo procedimento di salagione che oggi appunto impareremo tutti, ecco. Abbiamo voluto fare questo connubio importante. Lavagna, come ben sapete, ha un bellissimo mare e ha tante aziende che lavorano su questa realtà e quindi la Camera di Commercio ha sposato subito questa iniziativa molto lodevole e abbiamo voluto far vedere e capire com'è il sistema della salagione delle acciughe. Come ben sapete la Camera di Commercio ha la certificazione, fa la certificazione IGP dell'acciuga e quindi fa la filiera partendo dal mare, quindi dai pescherecci, passando all'ingrosso, alla trasformazione e poi alla commercializzazione. Quindi noi partiamo da un prodotto che viene pescato e in giro di 12 ore quello destinato alla salagione e quindi all'IGP dell'acciuga del Mar Ligure deve essere trasformato e quindi messo in sottosale in salamoia. L'unica azienda è la Mare Mosso, qua di Casarsa Ligure, quindi del nostro Tigullio, del nostro Mar Ligure di Levante, e quindi ci fa molto piacere collaborare e avere l'opportunità di dare un segnale importante della qualità della nostra acciuga, che è un prodotto che si parlava prima, stagionale, ecco, quindi dobbiamo pensare che l'acciuga per essere salata deve essere presa con una determinata pezzatura e quindi viene fatto soprattutto nella stagione estiva e la stagione estiva adesso ci darà, sperando che si parta in maniera propositiva, un buon prodotto e quindi una qualità e un'opportunità di vedere il nostro pescato in giro per il mondo. È una tradizione che qui nei nostri posti si tramanda da generazione in generazione e quindi noi cerchiamo di sponsorizzare, di portare avanti questa tradizione che arriva dai tempi antichi. Prima questa salagione si faceva per necessità, in quanto le quantità eccessive di prodotto dovevano essere conservate. Oggigiorno questo non è più necessario, in quanto ci sono i trasporti e via dicendo che permettono di smaltire il pescato. Rimane invece la tradizione della conservazione di un prodotto in un modo naturale che ci ricorda le nostre origini. L'acciuga sottosale è l'elemento, è un piatto semplicissimo, va pulito senza fargli toccare l'acqua, il sale va levato così con le mani senza fargli toccare l'acqua, va diliscato e poi un goccino di olio delle nostre terre ed è il piatto è pronto.